la tappa regina, l'unica purtroppo dove si arriva sopra i 2000 metri nel giro di quest'anno. Il passo Pordoi sarà la cima Coppi di questo giro e sarà anche il penultimo colle di questo giro. Il terzultimo sarà il passo San Pellegrino e l'ultimo sarà la Marmolada, il passo Fedaia. Tutto ciò che ci è mancato al giro dell'anno scorso lo troviamo ridisegnato in questa tappa con la coppiata appunto Pordoi-Fedaia. Dovevano precedere il Zao nel 2021, fu la tappa disputata per metà e mai vista in televisione, il Fedaia è una salita durissima come salita finale, l'unica altra volta che è stato un arrivo di tappa è stato nel 2008, i distacchi furono risicati ma difficilmente succederà in una tappa del genere. Il grande spettacolo del Giro d'Italia ovviamente sono proprio queste salite qua, le grandi salite dolomitiche. Però, caro Francesco, è veramente un tappone mega tappone dolomitico questo? Oppure forse si poteva fare un pochino di meglio? È il momento di giocarsi tutte le carte a disposizione, in una tappa che rischia però di gettare fumo negli occhi senza sfornare l'arrosto. È soprattutto l'arrivo in salita in vetta al Fedaia che rischia di bloccare tatticamente la corsa, e tutti sappiamo che su una salita così ripida non è facile scavare solchi, senza avere poi il terreno per rinforzare l'azione. Ecco perché se si vuole far saltare il banco si è costretti a muoversi già sul passo San Pellegrino, a circa 90 km dal traguardo. La salita è senza dubbio impegnativa, è lunga 18,5 km e presenta una pendenza media del 6,2%. L'occasione di fare scompiglio è offerta dagli ultimi 6 km di salita, che presentano una pendenza media del 9%. Il problema più grosso sarebbe resistere nel falso piano che risale la Val di Fassa verso Canazzei per quasi 20 km, motivo per cui chi vuole inventarsi qualcosa dovrà inviare in avanscoperta qualche compagno di squadra solido che lo possa supportare. Sarà molto più facile impostare la lotta uno contro uno proprio da Canazzei in poi. Prima il turno della cima Coppi, il passo Pordoi, di 11,8 km al 6,8%. Non una salita impossibile, ma alla ventesima tappa anche i cavalcavia fanno male, soprattutto se superano i 2000 metri di altitudine. Dalla vetta si scende per 30 km, spezzati dallo strappo di Cernadoi, e poi si risale subito verso la Marmolada, complessivamente per 14 km al 7,6%. I primi 8 km procedono a gradoni e sono relativamente semplici, ma fungono da preambolo allo sforzo sovrumano rappresentato dal proverbiale drittone di Valga Ciapela, in cui il tempo si ferma e sembra quasi che pedalando non si vada da nessuna parte. Gli ultimi 5,5 km presentano una pendenza media dell'11,1%. In cima sapremo quasi sicuramente il vincitore del giro, ma sarà comunque fondamentale assicurarsi un adeguato margine per affrontare in sicurezza la cronometro conclusiva.